Nurta. Nurta. Ho fatto un po' di un attacco. Vado, vado. Prendi. Vieni, mamma. Vieni qua. Una parte della luce. Vieni. Ma non dopo. E da partire la luce. Lo so. La luce mi da partire, Fabio. Lo so. Vieni. Ma tutto quanto guarda l'impugnata sta povera. E da partire la luce, spegni. Lo so. Spegni. Lo so. Mangi a tutti. Lasci che qualche tu amico, Per il tuo amico, capito? Lo so. E le figure mi fai fare? Fabio, spegni la luce. Ma che colpa? Io sono di sangue là. Sì, finisci sempre col prenderle tu. Bella cosa, saranno più di 400. Ma adesso che faccio? Dove andiamo? E dove vuoi andare? A casa, Piano. È tardi, la mamma mi aspetta. La mamma? Perché? Che c'è contro mia mamma? Niente, è lei che ce l'ha con me. Meglio, non ce l'ho con lui. Sarà un bravissimo giovanotto, a me non interessa. Io a Maria, al figlio di un quartiere, non gliela do. Ma che vostra figlia è la duchessa? Mia figlia è una signorina per bene. Ha studiato il piano, parla bene il francese. Altra categoria che c'entra. Altra categoria, scusate, donna Rosa. Ah, lo so, marito, non è un bambino. Non andare. Io ma non so se devo mettere muori pronti, prendi la luce, devo mettere defunto, 47. Perché arriva, non mi sbagliare. Non mi sono sbagliata la scorsa volta con quella bella disgrazia che successe qua. Bellissima disgrazia. Quando si incontravano quei automobili, usavano per faccia, per terra, all'ala. Io mi sono ferita male, quello invece morì. E io ho perduto 30.000 lire. Come mai il portone è ancora aperto a quest'ora, eh? Perché è aperto, cavaliere, scusate. Pesto o non pesto, il regolamento stabilisce la chiusura alle 10. E il regolamento va da sono stata io. Che c'entrate voi? Per vostra norma, il regolamento proibisce agli inquilini di soffermarsi nella portineria. Ecco, ma io volevo dire. Niente, non voglio sentire niente. E visto che ci siete, voglio anche capire che ho abbastanza. Che chiasso infernale che fate voi e vostro marito. Chiasso infernale, io e mio marito? Sì, litigando tutte le ore del giorno e della notte, siete lo scandalo del palazzo. State in guardia, perché secondo le norme del regolamento io avrei anche il diritto di cacciarvi via. Cosa che farò presto. Brutto mascalzone, se ne approfitta perché sono una povera donnina indifesa. Se avesse un marito come dico io, non ci azzarderebbe a parlare così. La buona, la roba che quasi, non ci pensate più. Chiudiamo il portone, sennò quello ci fa passare uguale. Ecco, la luce, Fabio. Non vi preoccupate, con la seconda al solito viene con me, nel figlio del mio. Non fate delle insinuazioni. Ci guardi, Fabio. Questa è un'altra combinazione. Maria, buonasera. Dove sei stata? Sono uscita un momento e ho incontrato per caso mio. Sì, ci siamo incontrati così. Per combinazione, che c'è di straordinario? Mio bello. Volevo dire che se non ci fossero queste combinazioni, il mondo sarebbe finito. Questo portone si chiude o non si chiude? Questo signor Torso, subito! Rispettiamo il regolamento! Dove sei sotto? Finalmente. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ciao, Maria. Vediamo. A domani un accidente.
Te l'ho detto le mille volte, non voglio che ti vada con quel giovanotto. Ma mi ha detto papà. Tuo padre è un cretino. E quando torna a casa si deve fare i conti con me. A dormire, su, a letto. Presto. Quello della Maurizio è un mestiere ideale, io non lo cambierei per tutto l'oro del mondo. Quando faccio servizio di notte, il giorno dorme, mia moglie non la vede. Quando faccio servizio di giorno, rincaso la sera tardi, mia moglie dorme e non mi vede. Scarsa visibilità, pace in famiglia. Ma perché l'hai sposata? Perché? Un momento di accecamento amoroso. Sì, di accecamento. Sì, ma non era mica così quando l'ha sposata. No, ma che era piccola piccola, venuta venuta. Dopo il matrimonio si sviluppò in una maniera indecente. Ci va in casa mia comando sempre io, eh? Sono il capo di casa e pretendo obbedienza cieca, assoluta e irrispettosa. Lo so, io da mio vicino. Deve parlare, eh? Certe volte, certi tonfi. Io la mattina, prima che ti vedi, già so quanto ti conviene. Ma sta zitto tu, cocchiere. Oh, dai, che vuoi, legato. Ah, cosa c'è? No, parliamoci chiaro, sai. Se tu mi dici cocchiere perché sono cocchiere, va bene, lo sono e mi mando. Se per una pura combinazione tu hai intenzione di dirmi cocchiere per il canto del cocchiere, allora sta d'accordo cosa facci la cena. Calmate, calmate. Vedi Pasquale, la differenza tra me e te è questa. Che se mi dici autista, io rimango contento. Se io ti chiamo cocchiere tu ti offende. Ma se gioco non se gioco. No, vediamo la cosa. Spegni la luce. Tra la carrozza e l'automobile è una differenza enorme. No, rigoletto. Mi sento male le occhi. Spegni la luce. Il cittadino dell'orba. Sta bene, siamo d'accordo, ma lo vedete come un cammino. Ma la carrozza è scendere le fide degli antichi romani. Ma non mi piace, che è un po' fondo, non mi scaccia, la carrozza è nato un cavallo. E il cocchiere quando è nato? Non possiamo capire. Se è un a parlare con l'ignorante di gente. Pagare per tutti. E per tutti, vedete che la faccio pagare per tutti. Pagare per tutti, ma non sono lui, me ne vado. Ma che già te ne vai? Ah già, lui discende dalle pighe, partono le prime e arriva sempre dopo di me. Ma che me ne vado? No, fa. Che vuoi, cocchiere? Hai visto mai che ne vuoi andare? Perché a me non ti sento di farsi ricorchiata tutta sì. Che c'entra? Per la finita la benzina? Il black delivery. A cavallo, la benzina non gli manca mai. Il black delivery con la pentola pure, portala di là. Fermo di Ceroni. Ehi, Luca. Ma tu un po' che si tiene gente dietro la tavola. Beh, ti dico la verità, ogni volta che ci porto i clienti mi viene la tentazione di entrarci. E anch'io, senti, se un giorno per una malaturata sorte dovessi diventare ricca, tutta la sera là dentro vorresti. Altro che osterire, che bellezza potesse restare lì dentro tutti spaparaccati a fare le orge notturne, eh? Sì, vuoi rispetto? No, no, io tanta volta avessi ancora bisogno. Ma che bisogno, buonanotte, la spada. 5 litri. Io devo far chiudere la porta. Io voglio la porta. Libero? Accomodate, vengo subito. Io? Io non c'ho nessun problema perché mangio a qualsiasi ora. Capito? Scusate, ma io ho fretta. Vengo subito, signore.